Buonasera amici di Casale Borghi in Umbria. Oggi ci troviamo in uno splendido posto nella Valle del Tevere, Bassa Umbria, specifichiamolo, in compagnia di un nostro amico Bruno. Buonasera Bruno. Buonasera. Eccoci Bruno, raccontaci un Allora, attimino dove ci troviamo ci innanzitutto, troviamo, perché come si hai detto vede giustamente, un panorama in un splendido. angolo d'Umbria, d'Umbria meridionale, dove confluiscono tre grandi popolazioni antiche. Abbiamo gli Etruschi da quella parte, i Falisci da questa parte, e gli Umbri dove siamo noi. E gli Umbri verso Tricoli. O Tricoli è esattamente alla mia sinistra, si riesce a inquadrare la sinistra. E quindi perché parto da questa zona per descrivere Narni? Perché poi andiamo a Narni, facciamo diverse puntate e vedremo a Narni. Perché questo è il Benissimo. punto, uno dei punti nevralgici dove si incontrano tre civiltà praticamente, tre modi di essere. Tre popolazioni diverse fra loro. E dunque per questo è bene che partiamo da un punto che per qualche verso riassume un po' l'Umbria, Umbria fatta di cosa? Di diverse popolazioni, diverse influenze culturali, diverse influenze etniche. Allora, noi siamo fra l'altro fra due montagne estremamente volatrici. Laggiù abbiamo il Sorate e dall'altra parte Monte abbiamo il Sorate, Cimino, esattamente, eccolo qua. che sono due montagne che sono fortemente, ripeto, significative. Il Cimino perché? Perché segnò l'inizio della conquista dell'area centrale da parte di Roma. Il Sorate perché è ricordato in tantissime poesie classiche. E quindi noi ci troviamo in un punto, ripeto, dove queste grandi civiltà si sono in qualche modo incontrate, spesso in modo conflittuale, dall'altra invece in modo molto molto pacifico. E comunque hanno dato luogo poi a un'esperienza molto importante che verrà successivamente riassunta dalla civiltà romana, che qui si affermò come dire, in termini molto, 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 molto celeri, molto presto, insomma. E abbiamo quindi la colonia romana di Otricoli, Eccolo qua nel. che era ovviamente una grande città, in epoca romana era una città di bella estensione. Poi avremo Narni e poi vedremo anche nel territorio quello che è successo, quello che si è realizzato. Allora, per quanto riguarda poi l'evoluzione storica di questa zona che mi sembra abbastanza importante, è che passata la grande epoca romana, passato il grande periodo, diciamo così, di questa presenza e di questa civiltà, iniziate le trasmigrazioni di popoli che amiamo anche chiamare invasioni barbariche, qui si realizzarono diverse situazioni. Intanto si venne affermando il cristianesimo, un dato molto importante, perché? Perché abbiamo degli stabilimenti sotto questo profilo estremamente importanti. E poi abbiamo una suddivisione successivamente di questo territorio, un frazionamento molto importante. Perché? Perché qui avvenne una frattura essenziale fra il mondo romano e il mondo barbarico, nel senso che Otricoli, che abbiamo alla nostra sinistra, Lo ricordiamo sempre, è ripreso adesso. rimase in mano longobarda, mentre invece Narni rimase in mano bizantina, roccaforte bizantina avverso la roccaforte longobarda, roccaforte, non presidio longobardo più che roccaforte, con Otricoli non fu mai roccaforte. Anche perché Otricoli intanto romana era priva di mura, conseguentemente indifendibile. L'Otricoli che poi recuperò il proprio stato, cioè l'Otricoli di collina. Otricoli, fra l'altro, si chiama Otricoli da Ocris, che significa appunto collina. L'Otricoli di collina non assunse mai un ruolo importantissimo in epoca longobarda, se non come un castaldato, cioè un presidio, diciamo così, giurisdizionale e amministrativo di media rilevanza. Invece la cosa più importante è che a Narni c'erano i bizantini e diciamo che da queste parti correva proprio il confine fra le due etnie. Tant'è vero, le due, diciamo così, potenze economiche, militari e politiche. E addirittura in nomino abbiamo questo riscontro, perché Guaida Mello viene da Vaida Meli, che è una Vaida commistione Meli, sì. buffissima. In che senso è buffa? Nel senso che Vaida è tipica della lingua longobarda o è comunque germanica. Melos probabilmente è invece origine greca, di origine bizantina, per cui abbiamo tradotto significherebbe la guardia, cioè il luogo di guardia di Melos, di questo soggetto, di questo signore. L'altra cosa che è abbastanza importante per quanto riguarda la presenza longobarda in questa zona,
che si realizza in modo, come dire, difficoltoso rispetto alla presenza romana, è il toponimo Gualdo, Wald. E comunque Guadamel e San Vito. Infatti, e San Vito invece è San Vito ha una struttura curtense, infatti è definito curtes, cioè è un luogo soprattutto di riferimento per quanto riguarda la produzione in zona, perché in epoca barbarica, in epoca nel Medioevo, si realizzò una cosa che nell'epoca romana era praticamente scomparsa, cioè qui nell'epoca romana era diventato un grande rifondo, in epoca invece, in epoca successiva, bizantina da una parte e longobarda dall'altra, si recupera invece un grosso senso della cultura della terra. Perché? Perché indubbiamente coltivare la terra significa presenza, significa quindi possibilità di difenderla. Certo. Tieni conto che i soldati bizantini erano venuti, oltre che a difendere il confine, anche a coltivare la terra. E una cosa che è piuttosto curiosa e va raccontata è questa, che mentre nell'area longobarda esisteva soltanto la milizia longobarda, cioè soltanto i longobardi potevano praticare l'arte della guerra, nell'area bizantina anche i cittadini non bizantini, e vale a dire i latini rimasti, i romani rimasti, si esercitavano in guerra. Perché? Perché le truppe bizantine erano insufficienti a far fronte a questo scontro fra appunto le due potenze economico-politiche e militari che qui insistevano. Per cui abbiamo questa situazione di confinaria. E una cosa strana, che cioè storicamente abbastanza strana, è che tu non hai a Autricoli per lungo periodo il vescovo, laddove invece è il comes. Questo succede in epoca successiva, in epoca franca. Perché? Perché, ripeto, essendo stata Autricoli gastaldato, era già una dimensione territoriale interessante dal punto di vista amministrativo, ma aveva perso il vescovo qualche secolo prima. Per cui il vescovo di Narni faceva anche il vescovo di Autricoli, laddove invece il comes narnese, il conte narnese era anche conte di Autricoli. Non so se sono riuscito a far capire bene questo concetto, che non è così complesso, ma insomma. Naturalmente, le strutture che noi vediamo sono strutture che si riferiscono ad epoca estremamente successiva a quella considerata. Va pensato che San Vito, abbastanza notoriamente, era feudo, infeudato ai Mancinelli. Ora, questa storia dell'infeudamento è una storia un pochino che ci porta un pochino fuori, nel senso che avviene in epoca assolutamente successiva a quelle che fino ad ora abbiamo considerato. Avviene cioè in epoca basso medievale, molto vicino a noi. L'aristocrazia narnese non è un'aristocrazia di spada, non è un'aristocrazia d'origine franca, che se ne dica, che loro presentano, è un'aristocrazia invece molto più recente. E comunque va spiegato cosa significa il feudo, che è una dimensione che inizialmente è soltanto una suddivisione di terre conferite dal Signore a chi la aiutasse in guerra o in altri esercizi, e successivamente invece divenne un luogo dove si esercitava la giurisdizione, cioè dove il Signore esercitava tutti i diritti, tutte le questioni che riguardavano la gestione giuridica, militare e economica della zona che gli era stata affidata. Per cui questo qui era feudo, ripeto, dei Mancinelli. Poi Mancinelli Scotti divennero, ma questo è un altro discorso che viene un pochino tanto dopo. Inquadriamo la torre. Esatto. Per quanto riguarda invece altre situazioni che possono essere qui interessanti, sempre in epoca alto medievale succede una cosa che pochissimi sanno, cioè in quella zona laggiù, sì, la zona che traguarda Montoro, che si vede male ma è oltre la collina, sì, che succede? Si era stabilito un campo saraceno. Cioè, che era successo? E nel IX secolo l'Italia fu attraversata da tre grandi, non le chiamo invasioni, ma di grandi gruppi di saccheggiatori che operavano scorrerie importanti in questa zona. E chi erano queste tre grandi correnti? C'erano gli uomini del nord, i normanni, poi c'erano i saraceni e c'erano gli ungari. Da noi la presenza più importante è appunto quella dei saraceni, che si stabilirono vicino a San Liberato con un ridotto. Che significa ridotto? Fecero un campo trincerato dal quale partivano per le scorrerie. Che significava? Significava rubavano donne, bambini, bestiame, uccidevano chi resisteva, saccheggiavano il territorio e tornavano nel loro campo trincerato. E che succede? Succede che poi alla fine la cristianità reagì,
reagì e riuscì a distruggere questo campo trincerato e per mano degli Ottaviani, che erano imparentati col Papa Narnese Giovanni XIII, quindi c'è anche questa curiosità storica, se vuoi, questa chicca storica che pochi conoscono, appunto di questa intrusione. Di questa intrusione intanto ci hai raccontato musulmana. Veramente tante cose. Io penso che poi la seconda volta rimandiamo alla seconda puntata tutto il resto. Va bene, alla terza, alla quarta. Alla vedremo. Terza, alla quarta. Vedremo la pazienza. Perché c'è tanto veramente da raccontare, cioè su ogni piccolo borgo che è nei dintorni di Narnia. Ecco, oggi abbiamo iniziato a San Vito, poi proseguiremo con Guadamello. Vai da Meli. A posto, grazie Bruno, grazie infinite, buona serata a tutti.